The Rotters Club, which I wrote in La banda dei Brocchi è stato scritto nei primi anni di questo secolo e si conclude nel 1979, cioè con l'elezione di Margaret Thatcher. Quello fu il momento in cui iniziò un profondo cambiamento nella società britannica e quando veramente la Gran Bretagna ha iniziato a prendere una nuova direzione. Prima dell'elezione della Thatcher esisteva quello che veniva chiamato il consensus del dopoguerra, quindi la società britannica era fondata su un forte sistema di welfare, un sistema sanitario pubblico molto solido, una presenza e un'importanza rilevante dei sindacati. La Thatcher e il suo governo pian piano hanno iniziato a erodere questi pilastri della società britannica e questo processo è poi andato avanti anche con i governi di Tony Blair e di Gordon Brown. Questo cambiamento però ha riguardato anche la psiche del popolo britannico, che ha iniziato a diventare un popolo più orientato all'individualismo, ad una politica dell'identità e del singolo, invece che una politica orientata all'azione collettiva e all'interesse della collettività. Questo ha avuto poi il suo culmine con la crisi finanziaria del 2008, che ha provocato tra le persone grande frustrazione e grande rabbia, soprattutto quando ci si è resi conto che le persone responsabili della grave crisi finanziaria in realtà poi non hanno pagato nulla, non si sono assunte le responsabilità per la crisi e le sue conseguenze. Questo pian piano ha fatto ribollire sempre di più questa sensazione, come dicevo, di rabbia e di frustrazione, quest'idea che ci fosse un forte scollamento tra la politica e tra la gente comune, che la politica non ascoltasse più le esigenze e la voce della gente comune, e questo poi ha avuto il suo esito più evidente nel voto del 2016 con il referendum che ha portato appunto alla decisione di uscire dall'Unione Europea. The book was inspired or kick-started, if you like, by the referendum vote of 2016. I realized that something very Il libro, diciamo che la Brexit è stata un po' la scintilla, è stata l'ispirazione per la stesura di questo libro, perché l'esito del voto del 2016 mi ha fatto vedere che stava succedendo qualcosa di molto strano e di anche molto forte, di drammatico nel mio paese, quindi mi è nato il desiderio di esplorare con un'opera di narrativa che cosa stesse accadendo in Inghilterra. In realtà però il libro non è sulla Brexit, non è sul processo di uscita dall'Unione Europea, che si sta rivelando peraltro molto più complesso di quanto non avessimo immaginato e potrebbe essere magari, non so, il tema di un altro libro. In realtà questo libro, Middle England, esplora soprattutto i sentimenti, le visioni, le fratture che esistono all'interno della società britannica e che hanno portato alla scelta e al voto di uscire dall'Unione Europea. Divisioni e fratture che non sono diverse in Gran Bretagna rispetto ad altri paesi europei e anche, come abbiamo visto, nella società degli Stati Uniti. Quindi, seppure si tratti di un romanzo molto britannico, perché parla di Brexit, i temi sottostanti sono certamente più universali. The underlying themes, I think, are pretty universal. It's clear that, è chiaro che il populismo sta crescendo, sta prendendo piede, è altrettanto evidente che si sta aggravando questa spaccatura, questa rottura nella catena di comunicazione, nella catena di responsabilità tra il mondo politico, il mondo finanziario e le persone comuni. Questi sono fattori che hanno fortemente influenzato il voto per il referendum e che probabilmente fanno parte anche dei problemi che vediamo in Italia. È indubbio che l'ascesa dei movimenti di destra e del populismo è comune a diversi paesi europei, lo vediamo in Austria, in Germania, in paesi dell'est Europa, ed è sicuramente un problema che va affrontato. La cosa allarmante che io vedo è che in realtà la sinistra liberale sembra non sapere cosa fare, e ha invitato i lettori a riflettere sull'urgenza di questo problema. Per me, insomma, sarà un risultato importante, oltre naturalmente a intrattenerli con una bella lettura. As well as entertaining people, I hope.